Buongiorno, sono il professor Clavenzani, docente di anatomia e referente scientifico della collezione di anatomia degli animali domestici, ex museo di anatomia degli animali domestici. Attualmente la collezione si trova presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie a Ozzano dell'Emiglia. Il museo sorge nel 1882 ad opera del professor Clemente Papi, docente di anatomia in quegli anni. Il professor Papi decide di organizzare questa raccolta con diversi scopi, uno scopo sicuramente di ricerca, in quanto la possibilità di conservare materiale in quel momento non era agile come situazione, le fotografie non rendevano bene e quindi ricorse a dei metodi di allestimento che venivano indicate come preparazioni a secco. L'allestimento di questi preparati prevedeva non solo l'intervento del professore stesso, ma anche del personale. Personale che era personale tecnico, erano persone umili, non erano né preparate né particolarmente colte, però evidentemente avevano una grande passione che gli permetteva di allestire questi pezzi. Pezzi che, come vi ho detto, sono indicati come preparati a secco, in quanto nell'ultima fase dell'allestimento i preparati rimanevano all'aria aperta ad asciugare. Il numero dei preparati inizialmente era di un centinaio di pezzi, ma già nell'arco di un paio d'anni i preparati divennero circa 650, per poi nel 1910 arrivare al numero massimo che era di circa 2000 preparati. Nell'arco degli anni questi preparati sono andati via via diminuendo, probabilmente un po' per incuria, ma anche perché furono eliminati i pezzi conservati in formalina. Preparati a secco furono la svolta, in quanto conservare il materiale organico in alcol presentava delle problematiche dovute al prezzo dell'alcol e al rischio di conservare materiale organico in questa soluzione. Il museo, dicevo, contiene preparati riconducibili a tutti gli apparati di animali domestici. Sono conservati soprattutto preparati di cavallo e di ruminanti. Non sono numerosi i preparati dei carnivori. Tra i preparati che vale la pena ricordare sono gli scheletri naturali, in quanto non sono tenuti insieme da gabbie o strutture di metallo, ma sono tenuti insieme dalle loro articolazioni originali e questi metodi furono proprio messi a punto dal professor Papi e dai suoi collaboratori. Vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto.